che parto. E la vita, e la vita è bella, è bella. Basta avere l'ombrella, l'ombrella, ti ripara la testa. Sembra un giorno di festa. Ciao! Buonasera pubblico di Vivere la Vita, scuola, teatro, impegno nel sociale e nel volontariato. Questa sera vi raccontiamo la storia di Marisa Azzurlo, presidente dell'Associazione Culturale Arianna, ma prima di tutto madre, donna, insegnante, amica della città. Marisa, grazie per essere con noi, buonasera. Grazie, buonasera a voi e sono contenta di essere qui. Eh sì, questo è il nostro, uno spaccato di quotidianità a 360 gradi sulla vita dell'ospite che abbiamo in studio, quindi questa sera tocca a te e io partirei proprio con la scuola, perché è proprio questo l'ambiente che ha segnato la tua professione, quindi anche il maggior numero di anni della tua vita, possiamo dire, sempre a contatto con le nuove generazioni, e in un momento, anche in una fase delicata, perché è un momento dove la persona comincia a crescere, no? Quindi l'infanzia verso l'adolescenza. Quanto ha segnato, che cosa ti ha lasciato la scuola, e invece poi che cosa tu hai dato alla scuola? Io intanto ho sempre detto che sono stata fortunata per aver svolto un lavoro che mi appassionava e mi piaceva tanto. È stato quasi un caso che io mi fossi ritrovata a essere insegnante elementare, in quanto avevo frequentato il liceo classico, pensavo di dovermi, come al solito, iscrivere all'università, ma con un incontro che avevo fatto con una mia vecchia maestra, che poi era diventata anche dirigente, ebbi all'improvviso, una luce che mi illuminò e mi disse che potevo benissimo fare altro, cioè interessarmi di più di quella categoria che riguarda i bambini, quindi i più deboli della società, e che potevo dare molto di più piuttosto che magari laurearmi in filosofia o storia, materie che mi piacevano. E così mi invitò questa insegnante a fare un concorso proprio a Milano, perché mi spinse proprio lei, disse vai in una zona del nord dove la scuola ha raggiunto degli obiettivi molto alti, molto elevati, vedrai che ti troverai bene. Difatti feci il concorso, per cui dal liceo classico, privatamente, presi il diploma magistrale, poi feci il concorso subito dopo e ci riuscii. Quindi per me era tutta una novità, era tutto un modo nuovo di pensare alla mia vita. Ma devo dire che subito, immediatamente, pur essendo fuori dalla mia città, dalla mia zona, a Milano mi trovai immediatamente bene ad avere rapporti con i bambini, ma anche con i genitori, perché quando si fa l'insegnante non si ha il rapporto soltanto con gli alunni, ma anche con tutte le famiglie. E quindi questo mi appassionava, mi faceva sì stare impegnata dalla mattina fino alla notte pure, se vogliamo. Però era un modo di vivere molto entusiasmante e creativo. A me quello che era importante era pure la creatività, che non solo dovevo avere io, ma che cercavo di inculcare anche fra gli alunni. Certo, e poi la creatività aiuta a portare avanti questo mestiere nel corso degli anni, perché insomma insegnare la stessa disciplina per 30, 35, 40 anni può diventare monotono per se stessi e per i destinatari. Invece bisogna studiare forme nuove. Sicuramente la monotonia non fa parte del mio essere. Certo, per cui, poi ci arriveremo dopo. Anche nell'insegnamento ho cercato sempre di rinnovarmi, di fare ricerche, anche perché tu hai avanti delle persone, come dicevi tu, anche se di 6 anni, ma sai benissimo che quei 6 anni poi diventeranno 10, 15, 20 e così via. Quindi la cosa più bella che io trovo ancora oggi di incontrare ex alunni, che loro mi si ricordano tutti naturalmente, e di sentirli parlare di quegli anni come degli anni bellissimi trascorsi insieme a me. E questo penso che sia la cosa più bella. Certo, te lo stavo per chiedere proprio che cosa si prova
a distanza di anni, non solo a rincontrare gli ex alunni, ma a rincontrarli oggi, magari i genitori, Sì, magari i professionisti, no? Che effetto. è un effetto che solo chi ha svolto questo mestiere, diciamo fra virgolette, può capirlo. Nel senso che io quando incontro una persona adesso magari di 30-40 anni, la vedo naturalmente diversa, con altri impegni, Certo. eccetera, però la riconosco, cioè nel senso che già so chi è, perché comunque, a parte che noi insegnanti dobbiamo essere capaci anche di sviluppare in loro quella capacità di conoscersi. E quindi anche io a mia volta li riconosco e so già il carattere che hanno. Certo sarà cambiato perché nel giro degli anni, però li riconosco e so pure parlare con loro di argomenti attuali. E quindi cercare di, se hanno bisogno di qualcosa, anche di una mia parola, lo faccio ben volentieri e sono soddisfatta di questa cosa. Beh, certo, la scuola ti avrà dato l'assist, ci diamo del tu, lo diciamo a Sì, beneficio di chi ci ascolta, perché insomma beh, certo, ci ci conosciamo da conosciamo, tanto. sì. E ti ha dato l'assist poi per fare anche altro, ad esempio il teatro. E quando si parla di teatro dobbiamo parlare anche dell'Associazione Culturale Arianna, perché credo che poi le due cose siano nate insieme, no? Come furono Sì, quegli allora anni? intanto dico che pure nella mia vita da insegnante io il teatro Trovavi l'ho spazio sempre per... inserito, Perfetto. sempre, non c'è stato mai un anno in cui io non abbia programmato il teatro e di questo mi rendo conto che è stata veramente una soluzione buona per la scuola, anzi anche oggi il teatro dovrebbe essere inserito in maniera molto più forte. E naturalmente non è che sono cose banali, sentire, vedere un ragazzo che magari è timido, ha problemi di rapporti, eccetera. Attraverso il teatro si superava anche questo. E la stessa cosa avviene oggi. Quindi per me, se uno mi dovesse chiedere ma quando è che è cominciato il teatro nella tua vita, io non saprei dare una risposta. Prima di tutto perché provengo da una famiglia un po' artistica, diciamo fra Certo, virgolette, creativa anche creativa la famiglia. anche la famiglia. Sono nata in un ambiente dove si suonava, si cantava, si ballava, si suonava il violino, la fisarmonica, il pianoforte. Anzi, anche quando io facevo il liceo, a volte mi ritrovavo a studiare in casa con qualcuno che suonava la fisarmonica, qualcuno che suonava il mandolino. Quindi per me era un'abitudine. Insomma, c'era, E sì. quindi non saprei dire quando il teatro è cominciato nella mia vita, anche perché poi, secondo me, definire il teatro in qualche modo con una frase significa quasi legare il teatro, e invece il teatro è libertà, è spazio, è apertura. Certo. E quindi io diciamo che il teatro lo vivo da sempre, per me è vita, non è altro. Ecco, che cosa invece può dare il teatro rispetto alla scuola? Perché per te il teatro è stato sì hobby, sì passione, ma non solo questo. Cioè No. adesso diventa una forma di impegno concreto, fattivo, soprattutto un progetto da portare avanti, no? Sì, adesso l'impegno è rivolto quasi verso la città, come prima mi hai definito amica della città, Eh sì. e io in effetti penso che portando avanti questa passione per il teatro porto qualche cosa, minima naturalmente, anche alla città e soprattutto ai giovani. Perché nella nostra associazione ci sono molti giovani, Questo è importante perché c'è il e sì, ricambio, no? c'è il Altrimenti poi... ricambio, ci sono giovani che li vedo che anno dopo anno diventano sempre più appassionati, ma non è soltanto per l'hobby in sé per sé, Certo. ma è proprio perché si abituano poi a un tipo di discorso, a un tipo di aggregazione che forse solo il teatro può dare, anche perché poi il teatro non è che ti dà la possibilità di avere possibilità economiche, no? Anche nella vita nazionale, Certo, reale, certo. insomma, l'attore di teatro non è che sia molto
qualificato dal punto di vista economico. È un mestiere che ti devi È un sudare, mestiere che insomma, un devi lavoro che devi sudare, è un sudare con la tua. impegno, Certo. anche nel nostro piccolo, chi si avvicina al teatro sa benissimo che poi deve dare il suo impegno, che può essere anche sacrificio, però in alto ci sta la passione, la voglia di parlare con gli altri, di discutere, non è né monotonia né ripetizione, altrimenti sarebbe inutile poterlo portare avanti. Certo, e ci sono i figli naturali che ovviamente sono cresciuti, adesso hai anche nipoti, però c'è una creatura che a un certo momento è arrivata nella tua vita, l'Arianna. Ecco, quanti anni ha questa Allora, creatura e come sta crescendo? Perché insomma è un adesso si sta fermando, no, proprio sul territorio. l'Arianna ormai sono più di 23 anni che è sorta ed è stato quasi naturale far È sorgere adulta questa ormai, è una associazione. creatura adulta. È adulta, però io la considero sempre molto giovane perché Certo, giovane, 3 anni è comunque giovanissima ancora, sì. cerchiamo di fare delle sfide proprio con noi stessi. Cerchiamo di fare nuove esperienze, nuovi esperimenti e anzi dall'anno scorso siamo partiti con l'idea di sviluppare ogni anno un autore particolare. Per cui l'anno scorso abbiamo preso di mira, per così dire, di mira, García Lorca e ci ha dato tanto, un poeta. Quindi abbiamo studiato per più di un anno e mezzo quest'autore che ci è rimasto dentro. E così abbiamo l'idea di dover ogni anno affrontare un nuovo autore. Per esempio, stiamo già un po' iniziando, Bertolt Brecht, che è un autore che nel teatro è insomma, il Certo, anche massimo impegnativo, no? Sì. impegnativo, con l'opera da tre soldi. E questo perché? Proprio perché per evitare, come dicevo prima, io non mi posso considerare monotona, non è che voglio portare avanti sempre uno stesso discorso, oppure uno stesso genere teatrale, o uno stesso impegno. È importante che tutti coloro che si trovano nella nostra associazione siano accolti in maniera più, io metto al primo posto l'umanità, quindi Eh sì, ma guai, l'umanità, la dignità della persona. E dopodiché, accogliendo tutte le persone che possono entrare nella nostra associazione, dare loro modo di esprimersi in qualche modo. Esprimersi in qualche modo è bello, perché non sempre si trova la possibilità di potersi esprimere. vero. Ed esprimersi è la cosa più che si avvicina all'uomo. Però ci sono tante situazioni in cui non si riesce a dire quello che si sente e quello che si pensa. E quindi il teatro è uno strumento, è lo strumento che ti Sì, può far aprire non solo agli altri, ma anche a te stesso, perché riesci a capire meglio chi sei, come sei e che cosa vuoi fare. certo, è un altro lato dell'uomo, però ecco, Marisa, lo dicevamo a Sì. microfoni spenti, è il feedback che poi rimbalzano al termine di ogni evento, ogni spettacolo, l'adrenalina per ogni attore è il pubblico e credo che tu hai sperimentato due forze differenti, chiamiamola così, la forza degli alunni, che la forza che riceve l'insegnante, no? E la forza invece che può ricevere la presidente di un'associazione culturale andare avanti, nonostante qualche momento di sconforto, forse anche delusione, che è inevitabile. C'è questa forza, quanto è importante questa Sì, forza? come dicevi tu, nella scuola ti senti più protetta perché comunque vivi ogni giorno con gli alunni e vivi ogni giorno con delle famiglie che naturalmente approvano quello come tu svolgi il tuo lavoro e quindi in un certo senso c'è un certo involucro che ti avvolge e ti protegge. Quando si tratta di essere la presidente dell'associazione Arianna, sicuramente anche qui c'è tutto un insieme di situazioni che ti rendono forte, però ci sono anche momenti in cui puoi avere qualche sconforto, qualche debolezza pure all'interno, perché non è sempre facile poter portare avanti un gruppo di 50, a volte pure 60 persone.
Nello stesso tempo, però, io almeno parlo personalmente, Certo. quando mi sento più debole, per qualche motivo, magari questo è pure tecnico, non niente di particolare, però in quel momento mi riviene una forza interna che mi fa andare avanti. Mi fa andare avanti e c'è una mia amica ormai 92enne che è di Roma, che è una no marchesa, una nobile, che ci ha conosciuto quando facevamo Andrea Rinaldo in campo. Ah, bene. E da allora non ci ha più abbandonato perché si sente una nostra fan, addirittura mi dice sempre, ormai ho 92 anni, non posso, perché sta a Roma, non posso venire continuamente quando voi fate gli spettacoli, però considerami in terza fila, si chiama Dedè questa Ah, signorina. quindi tu hai lo E lei, sguardo alla terza fila, no? sì, Ogni c'è la quando terza fila. ce E l'hai. quindi dice sempre, mi raccomando, non mollare mai, vai avanti, Vedi? non smettere mai. Perché fai del bene a te stessa, ma E agli soprattutto agli altri. altri, Beh, sono importantissime soprattutto queste agli figure di altri. riferimento, no? Che poi più delle Sì, altre ti aiutano ti ad andare danno la avanti in questo forza, il percorso. vigore, eccetera, perché c'è bisogno anche di questo. Certo, e riguardo il tuo impegno nel sociale, tu in tutti gli eventi, le interviste, hai avuto e hai questo pallino del teatro di società. No, ma un buon pallino, perché la forza, cioè l'importanza di riuscire a inglobare nel teatro tanto la diversità quanto i bambini, quanto gli anziani, per non lasciarli soli in un momento delicato della vita. E lì si è aperto tutto un progetto di grande rilievo sociale. Sta riuscendo questo progetto e si è rivelata vincente questa formula del teatro di società? Sì, secondo me si è rivelata vincente perché sono ormai 4 anni che lavoro con gli anziani, però io non ho mai voluto vedere gli anziani come un ghetto, cioè solo loro che lavorano, solo loro che fanno qualche cosa, che si esprimano. Ho sempre cercato di portarli verso altre persone, quindi verso i bambini, verso gli adulti, verso, anche loro sono adulti Beh, certo. naturalmente, Certo, ci verso i mancherebbe. più giovani, diciamo così, no? Proprio perché a me piace vedere questo rapporto che ci può essere fra un anziano di 82-83 anni e magari un giovane trentenne. Perché non farli dialogare? Perché non farli stare insieme per portare avanti uno stesso obiettivo? Quindi l'obiettivo deve essere lo stesso, quello di stare bene con se stessi, con gli altri e per poter andare avanti nella vita in maniera serena, tranquilla e felice, perché io dagli anziani vedo felicità, forse più di quanto ne possa vedere fra un ragazzo o un giovane di 50, 60. In loro c'è la felicità negli occhi e questo è importante. Io quando vedo quegli occhi che brillano quando sanno che devono cominciare a provare pure qualcosa di nuovo. Ecco, adesso per esempio stiamo provando e loro sono contentissimi in Miseria e Nobiltà, Beh, insomma, un un grande nuovo lavoro, capolavoro. un grande capolavoro che però li rende felici, anche perché poi, anche per loro, io uso lo stesso metodo, non è un copione che sta lì, che ci viene scritto da un autore, per carità, autori grandissimi, però viene rielaborato, ma non viene rielaborato solo da me, In base viene alle rielaborato esigenze, anche da loro, certo, perché loro anche certe riadattato, no? volte non si rendono conto, magari ufficialmente, però avendo la possibilità di poter dire le loro impressioni, le loro difficoltà, insieme riusciamo a lavorare in Che maniera poi, cumulativa. diciamolo, quando l'anziano, l'adulto, chiamiamolo così, si mette in gioco sul palcoscenico, anche il bambino e il più giovane si sente al sicuro, Sì, no? Perché c'è, poi si perché realizza questa complicità, o no? È così? certo, sì, si realizza quella complicità e poi per un bambino vedere che il proprio nonno calca quelle scene e che quindi può dare ancora molto alla società, alla vita, a tutti, è un fatto importante per la sua formazione, perché capisce che comunque La nella crescita, vita certo. c'è una crescita, però c'è anche un'attenzione da parte di associazioni o dell'amministrazione o di altro. Certo. Quindi questo è importante. Però volevo dirti un'altra, a Sì. parte gli anziani, una mia esperienza molto molto bella e significativa, che purtroppo si è interrotta
È stato quando ho fatto il laboratorio di teatro con i detenuti, la bene. massima In sicurezza. carcere, sì. In carcere. Quello del teatro diventa un veicolo Sì, un veicolo importante. importante, devo dire che pure là ho avuto grandissime soddisfazioni perché loro stessi, massima sicurezza, non ce ne Beh, certo. scordiamo, Il nostro carcere non è il carcere, un sì, carcere in qualunque, carcere, esatto. sì. Ci dicevano che in quelle 2 ore, noi ci andavamo 2 volte alla settimana, ogni volta 2 ore, si sentivano in quelle 2 ore liberi, persone libere come noi. Che Naturalmente bello. il teatro poi ti portava, anche se da questo punto di vista ho avuto qualche problema perché non desideravano i dirigenti che parlassimo. Cioè, anche se io cercavo di far capire che il teatro non poteva essere una lezione Vabbè, no, dove tu ti chiaro. metti in cattedra e parli, quindi il teatro è tutt'altro, significa coinvolgere tutti, parlare, discutere del personaggio, come farlo, eccetera, eccetera. Questo veniva visto come un troppo coinvolgimento da parte nostra. Dall'altra parte loro si Dall'altra parte, sentivano non più dietro le sì, non sbarre, si anche per sentivano quei dietro pochi le minuti, sbarre, no? per Il quelle teatro poche, ti dà la sì. forza di rompere questa barriera che Ci chiamavano purtroppo, gli angeli tornati in terra. cioè, ci doveva essere dal punto di vista legale, E quindi, eppure il teatro con la sì, sua a forza riusciva a spezzare questo spezzare muro. queste mura. Ecco, il tuo progetto, il vostro progetto dell'Arianna, per citarne uno, è un progetto nato dal basso, cioè avete cominciato a fare teatro dal basso e poi pian piano Anche in poche anche persone. poche persone sperimentando poi pian piano vari palcoscenici e fin quando avete dato vita a questa rassegna di teatro amatoriale però nazionale che è Nazionale. l'Arten Festival. Ecco, quanto è difficile fare teatro oggi e soprattutto che tipo di supporto c'è o manca dalle istituzioni, perché a volte bisogna scontrarsi, no? Anche Sì, con sì, sì. quel territorio. Purtroppo, per esempio, se parlo di noi, l'Arianna ormai da 23 anni, non sono riuscita mai a trovare un aiuto da parte, per quanto riguarda qualche struttura, no? Avremmo bisogno sicuramente di un punto pure piccolo che diventi un po' diciamo l'ufficio La dell'Arianna, sede? una sede, ufficio, Certo. da poter avere un computer lì. Altrimenti siamo costrette, per esempio, c'è un direttivo, c'è un'assemblea, a volte di farlo attraverso WhatsApp o il telefono. Invece, quindi, se avessimo avuto la possibilità di avere una piccola sede, sarebbe tutto diverso. Io spero ancora che a Sulmona si possa provare a fare una casa della cultura, una casa della cultura dove le varie associazioni possano incontrarsi, anche un modo per incontrarsi fra di Certo. loro, anche perché questo pure è un altro aspetto. Io spero di poter prossimamente formare proprio un gruppo di lavoro fatto dalle varie associazioni teatrali, proprio per non lavorare da soli, perché è bello questo scambio. In realtà non c'è ancora, non c'è questo scambio, è difficile. Però Certo. io spero ancora che possa esserci, perché la forza di ognuno possa diventare la forza di tutti. E anche perché, appunto, farsi delle esperienze, parlare, in fondo un obiettivo comune ce l'abbiamo, però ognuno separato dall'altro. E quindi A invece compartimenti a stagni e compartimenti non va stanno. bene, ci No, vuole e questa unione che fa la bisognerebbe, io forza. spero di poter. Magari noi come Arianna ci proponiamo per poter, anzi, ho avuto un incontro con il sindaco Casini e abbiamo parlato, io ho proposto proprio di poter fare una stagione teatrale dove ci siano pure le realtà locali, non solo Certo. quelle professioniste che vengono da fuori, ma fare in maniera tale che sia Si un possa tutt'uno, è una interagire, stagione certo. teatrale dove ci siano le realtà locali e le realtà esterne, che sono Certo. professioniste naturalmente. E questa potrebbe essere un'idea per poter Un'idea. collaborare E insieme. mi dai lo spunto per l'ultimissima domanda, così ti lasciamo andare. Ecco, quali obiettivi, quali progetti per il 2018, sia per questa rassegna che si spera sarà celebrata, vissuta in estate, come al solito, e sia magari per le vostre prossime uscite,
per questo gruppo che accennavi poc'anzi? E per la rassegna io spero, però diciamo che con fatica ogni anno non abbiamo quel contributo economico, anzi quasi nulla, per non dire nulla, che ci possa far andare avanti, perché purtroppo la passione fino a un certo punto poi ti scontri con la realtà che è un po' più dura, un po' più fredda, però in realtà è questa. Cioè non puoi chiamare le compagnie che provengono da varie parti d'Italia senza poter dar loro un contributo, eccetera. Certo. Quindi purtroppo noi non ce l'abbiamo, anche perché la nostra presunzione quasi è stata quella di donare la rassegna teatrale alla città e quindi di far senza biglietto. Certo, per farli venire gratuito, proprio per far amare il teatro a tutti e dare la possibilità anche a chi magari non se la sente durante l'anno d'inverno a pagare un biglietto per il teatro Maria Caniglia, magari venire a assaporare il teatro fatto anche da compagnie molto molto di livello. Da ogni parte d'Italia, quindi, certo. Sì, e quindi questo è stato il nostro, però non abbiamo i rientri economici e speriamo che qualcuno possa, non dico che venga dall'alto, certo, però insomma che ci possa aiutare. E quindi va bene, intanto però diciamo sono soddisfatta, per esempio il 1° febbraio andiamo a Chieti per la replica del Medico dei Pazzi e siamo stati invitati come una delle compagnie più importanti dell'Abruzzo. Vuol dire che il nome dell'Arianna quindi vuol dire che comincia, si fa sentire. E il 4 febbraio invece il 4 febbraio a Treglio, che è un bel paese vicino Lanciano, per Nozze di Sangue, pure inviti sia nell'uno che nell'altro caso. E poi l'estate cerchiamo di lavorare anche sui paesi vicini o lontani, vediamo un po'. E comunque, come dicevo prima, il nostro obiettivo è di fare di nuovo un'opera diciamo di un certo impegno, anche perché il genere dell'opera da tre soldi di Bertolt Brecht diciamo, è il contrario di quello che abbiamo studiato con García Lorca. Quindi ci riavvitiamo a un altro tipo di lavoro, un po' dura, molto però duro, perché c'è il famoso estraniamento di Bertolt Brecht che va studiato in maniera. E comunque contemporaneamente porteremo anche l'opera molto bella di Edoardo e Filippo sabato, domenica e lunedì. Ah, quindi ci aspetta quindi, un weekend lunedì, poi, è vero? Sabato, domenica e lunedì. Anche quella. Una rielaborazione nostra, però insomma è un'opera importantissima. Bene, allora tante nuove sorprese. Marisa, ti abbiamo trattenuto più del dovuto, ma ci ha fatto piacere che sei stata con noi, quindi ti ringraziamo pure per questa sera. In bocca al lupo, nel corso dell'anno ci rivedremo sicuramente. Per tante iniziative e tanti progetti. Spero sempre meglio. Sempre meglio. Grazie, allora grazie, buona serata, grazie al nostro pubblico, l'appuntamento con la nostra rubrica è per lunedì prossimo, sempre su Onda TV, canale 18 del Digitale Terrestre. Buona serata e viva la vita!